Mikhail Kulakov ha compiuto 80 anni. Sono stati spesi bene, interamente dedicati alla pittura, all'arte, alla cultura. L'Italia è orgogliosa di ospitarlo da molti anni e di averlo tra i suoi cittadini. La grandezza di Kulakov risiede nel processo creativo e nel suo straordinario risultato. La sua poetica è complessa, ma semplice nello stesso tempo. La sua arte è il risultato di un percorso basato su tre segmenti: la natura, che produce il fuoco simboleggiato dall'eruzione vulcanica, il cibo per l'alimentazione umana, la cui preparazione è storia, tecnica, gratificazione professionale per procurare godimento materiale ed estetico. L'uomo artista immerso nel processo creativo di un dipinto, per il quale spirito e materia sono la stessa cosa. La cronaca di questo processo fa parte dell'identità Kulakov, sintetizza e racchiude il senso del suo lungo percorso umano e creativo. Il vulcano si risveglia, comincia ad emettere fumo e poi, improvvisa, l'esplosione di lapilli, cenere, lava. Il magma scorre a valle, si raffredda, solidifica. L'ossidiana è il risultato finale di questo processo. La cucina è la seconda sede simbolica. Lo chef prepara la materia prima che ripone sull'apposito ripiano, carne, vegetali, condimenti, intingoli. Il fuoco viene acceso. La pentola e la padella cuociono gli ingredienti. Il profumo si sprigiona nell'aria. Quando il piatto è pronto, viene portato in tavola per la felicità umana. Ma è l'uomo artista che racchiude, simboleggia e rappresenta l'intero processo creativo. Per Mikhail Kulakov tutto è chiaro, netto, preciso. Nel vuoto nasce tutto. Una tela è il vuoto, di fronte al quale l'uomo artista si concentra per trovare l'immagine. È l'atto della meditazione. La fase di realizzazione che segue prevede il getto dei colori, il loro diffondersi sulla superficie seguendo il principio cosmico della giusta proporzione tra spazio vuoto e pieno. Il pieno significa toccare lo spazio pulito con gli strumenti dell'axio, lasciando attorno alla macchia di colore o alla linea lo spazio sufficiente perché il pieno possa respirare liberamente. La macchia o il pieno possono avere la forma di qualsiasi oggetto: uomo, albero, casa, nuvola, oppure una forma astratta o geometrica. E ancora una macchia senza forma che richiami l'esplosione vulcanica. Dalla Russia, Kulakov giunge in Umbria, a Valliciano, nel 1976. È un artista affermato nel suo paese, dotato di grande personalità. Sono nato a Mosca, 8 gennaio 1933. La mia famiglia, insomma, piccoli burocrati di ministero, zelanti comunisti, da parte madre, da parte padre, un secolo fa erano in prima contadini, poi sono diventati kupci in russo, commercianti. Dopo 10 classi di scuola normale, io sono entrato nell'istituto privilegiato, Institute of International Relations. Volevo diventare diplomatico e andare fuori per vedere il mondo. Dopo 2 anni, io ho fatto un viaggio a Leningrado, Sankt Petersburgo. E mi sono affascinato l'architettura di Peter. Io ho ripensato e abbandonato questo istituto privilegiato. Volevo diventare un grande pittore, come Shishkin, per esempio. I miei principali maestri erano, in primo luogo, la mia forza di volontà. Io sono nato vicino Третьяковская галерея, музей, вечный музей, но не как сегодня, грандий музей,
Durante la mia infanzia io ho sempre visitato questo museo. E dentro di questo museo ho incontrato pittori come Schidrin che facevo paesaggi di Sorrento, di Napoli. Mi ha affascinato anche queste pitture, anche paesaggi, eccetera, eccetera. Ho vissuto periodo sovietico male. Ho subito persecuzioni nel periodo staliniano, soprattutto con il Ministero dell'Amore. Dopo la mia ricerca, la mia odissea, io ho trovato l'Istituto Teatrale, grande regista e pittore Nikolaj Pavlovich Akimov mi ha preso senza esame, perché lui già ha conosciuto i miei quadri. I quadri erano tutti astratti. Questo astratismo era proibito in Russia, anni 50-60. Per Kulakov tutto ha origine dalla coscienza che gira su se stessa, senza nascita e morte. Si tratta di un pensiero circolare, ovvero un pensiero forma che è legato all'energia individuale che è parte di quella universale. Ecco perché i tre segmenti dell'azio creativa sono riconducibili all'energia naturale. Per Kulakov non c'è differenza tra arte figurativa e astratta. Semmai, il discrimine è lo spazio. Egli si considera pittore dello spazio, perché tutto è concreto, realtà. Il conflitto tra spazio vuoto e pieno può portare alla creazione di un dipinto dove il pieno prende il sopravvento, ma anche all'opposto, dove è il vuoto che esprime il tutto. Si realizza quel concetto che l'artista definisce duale, di derivazione taoista, in cui yang e yin sono in perenne competizione. Sono maestro Tai Chi Chuan, settimo dan. Io ho cominciato a imparare arte marziale prima judo in Russia, perché in Russia io sentivo, insomma, molto debole psicologicamente. Cercavo qualche sostegno e, per esempio, ho trovato judo. Però poi ho trovato che per me, forse per il mio temperamento, forse più efficace, più adatto un altro tipo di arte marziale, il karate. Però pian piano ho capito che io sono non aggressivo. Il karate esige da te aggressività. E allora ho trovato Tai Chi Chuan, grande limite. Grande limite vuol dire che l'uomo mediatore tra cielo e terra, tra due grandi energie. E lui si può anche prendere e usare e sfruttare queste energie. La tavolozza dei colori è il simbolo della nostra coscienza, perché è la presentazione di concretezza come il piatto in tavola. I tre artisti si mischiano dunque, si confondono, si rapportano tra di loro. Tutti e tre sono soggiogati dallo stesso principio. In primo luogo, trovare il giusto rapporto che porta all'armonia tra il potenziale del vuoto ed il pensiero forma. Questa armonia si esprime sulla tela, nella pentola sul fuoco e sulla superficie terrestre. La terra diventa la tavolozza, il pavimento dello studio è l'universo e la pentola della cucina il monumento della libertà. La riunione di tutti gli elementi costituisce un'unica sinfonia. Nasce l'opera d'arte. Kulakov, uno degli esponenti di punta dell'opposizione all'arte di Stato in Unione Sovietica, nota col nome di realismo socialista, espone all'Auditorium San Domenico di Narni in provincia di Terni. Kulakov, che vive a Roma dal 1976, pur avendo conservato la cittadinanza russa, propone una produzione che abbraccia un periodo di 30 anni, dal 1958 ad oggi.
Le opere, che vanno dalla grafica ad elaborate strutture spaziali, dall'uso della tempera a quello del gesso e del legno, non cadono mai nella tentazione del figurativismo manierista, né sono l'espressione di un puro astrattismo, ma costituiscono nel loro complesso un itinerario che va dal surrealismo astratto all'oggettualità spirituale. Kulakov tiene a sottolineare che ogni sua creazione è unica ed una volta prodotta è altro da sé, serve solo a depositare lo spirito in una sorta di calma interiore, preludio ad una lunga meditazione che genera nuova energia pittorica. Nelle opere di Kulakov è chiaro l'influsso culturale dell'iconografia bizantino-russa, ma anche quello del misticismo greco-romano, e in fondo, dice l'artista, non sono due realtà troppo lontane tra loro. Kulakov tornerà in Unione Sovietica per una mostra nella quale saranno esposti anche i quadri oggi raccolti in collezioni private di Mosca e Leningrado. Con la perestroica di Gorbaciov, il clima è cambiato anche per gli artisti. Si sente soddisfatto, contento un artista che finalmente si siano realizzate le condizioni per la sua libera espressione? Certo, la vostra domanda è già risposta. Io ho scelto vivere in Italia perché l'Italia per me era un paradiso dell'arte. Quando ancora sono stato scolare, 9 classe, io sempre andavo nel museo Pushkin per sentire, per esempio, lezioni su Dante. C'erano anche lezioni di Rinascimento italiano. Mostravano, per esempio, tutti i quadri, sculture, non a colori, ma erano tutti neri di questo periodo. Solitudine è una maniera essere da solo, calmo e meditare. Però, per esempio, c'è anche un'altra maniera. Camminando tra la folla, anche essere calmo e meditare. Cioè, ci sono due tipi. Io ho preferito, per esempio, scappare da città in campagna. Forse più facile. L'ultimo gesto dell'artista sulla superficie è la sintesi del tutto, un gesto demiurgico, perché tutti e tre gli artisti sono diventati una cosa unica, una sorta di demiurghi, appunto. Non ho progetti, non mi interessa futuro, perché in me interessa solo presente, perché nel presente esiste passato e futuro.
sono insoddisfatto sempre di me stesso, sempre, perché mi interessa arrivare a perfezione, però conosco benissimo che su questa pianeta non esiste perfezione. Questo caso simboleggia la nostra vita, ancora piena di disciplinate, di ricerca. 50 anni io sempre in ricerca di energia pura e non ho mai trovato nulla, assolutamente. Io non sono nostalgico, non ho nessuna nostalgia, assolutamente, perché mi interessa solo, ancora ripeto, mi interessa solo presente, godere questo presente. Quindi non ho nessun rimpianto. Ogni mostra è un successo, ogni nuovo appuntamento è l'occasione propizia per conoscere, approfondire e apprezzare l'arte di questo grande artista che appartiene alla Russia e all'Italia. Il suo messaggio rientra pienamente nell'orizzonte creativo e nell'arte contemporanea. Godere questo presente.